E fu così che Cappuccetto Rosso se ne tornò a casa sana e salva, e nessuno le fece più del male. Ragazzi, siete stati bravissimi, è stato un vero successo. Adesso però, bimbi, dobbiamo sgombrare il parco immediatamente da questi coriandoli. Ehi tu, non correre che ti fai male. Cioè, ti dispiace alzare il sedere dalla sedia? Devo mettere tutto a posto. Ai ai, che male sti piedi. Ma non ci scocciamo con sti piedi e vediamo di fare presto. Ah, ma sei sul nervosetto. Nervosetto? Tu non hai proprio idea di come sono arrabbiato. Mamma mia, come sei antipatico. Mi stai facendo venire voglia di litigare. Io? E che ti ho fatto? Ma se per milioni di bambini sono sempre stata la compagna della loro infanzia. E questo è il guaio, si sono fidati di te. Certamente, e hanno fatto bene. Chissà quanti guai hanno evitato dopo avermi conosciuta. Cappuccè, ma che ti credi di aver fatto? Ti rendi conto di che figure hai fatto in questa storia? Scambiare il lupo per la nonna è una cosa che può accadere solo se sei cieca come una talpa. Praticamente, Cappuccè, sei proprio inguaiata. Ecco come sono superficiali i bambini di oggi. Ma non capite che è tutta un'altra storia? Certamente che è tutta un'altra storia. Tu li conosci i lupi di oggi? Quelli sì che fanno paura. I nostri lupi sono molto più lupeschi del tuo. Sono tantissimi, organizzati in bande, in organizzazioni criminali, in multinazionali. Hanno pistole, tanti soldi, carte di credito, bei vestiti e belle macchine. Parlano tante lingue e volano in aereo. Ma mi stai raccontando delle cose terribili. E non ti ho detto del principe azzurro? Sto principe dei miei stivali. Ti promette un grande amore, poi gli dà il bacio del vero amore, che a te sembra davvero amore sincero. E poi giù, schiaffi, botte e calci. E tutto per amore. Ma che mondo orrendo vi hanno donato i grandi. Però, se uno si sta attento... Certamente che siamo attenti. Pensa che a casa mia, per il citofono, abbiamo la parola d'ordine. Squilla il citofono e vado a rispondere. Apro solo se quello da giù mi dà la parola d'ordine. Immaginati che casino se quello non si ricorda la parola d'ordine. Allora ho ragione, che basta stare attenti. Ma che vuoi stare attento? Lo vuoi capire che i pericoli oggi non sono controllabili dai bambini? Ti guardi intorno, non accetti le caramelle da uno sconosciuto, vai sempre dritta a scuola e poi ti crolla il tetto dell'aula in testa. Sai perché? L'ha costruito un imbroglione senza cemento. Ho capito. Ma allora le persone che ti dovrebbero proteggere nascondono il lupo che ti farà del male? Questa è la cosa peggiore. La paura che dovrebbe proteggerti finisce con farti del male. La mamma con il bimbo in braccio si avvicina al balcone. Guarda che bei colori all'orizzonte. E il bimbo. Mamma, non è che adesso mi butti giù? E allora ti piglia la paura. La paura che non serve. La paura di un pericolo che forse addirittura non c'è.
ma la paura che comunque ti uccide l'infanzia. Hai capito, Cappuccetto?